In questo video andremo a vedere l'intero Pokédex della mia regione Pokémon creata qualche tempo fa su Instagram. Sarà un lungo viaggio. Se conoscete questo canale, sicuramente saprete cos'è la regione di Itia, una serie nella quale insieme agli iscritti stiamo creando una regione Pokémon totalmente ispirata all'Italia. Ma se non mi seguite su Instagram, probabilmente non avete mai sentito parlare di Edenma. Che cos'è? Facciamo luce sul mistero. Ciao ragazzi, come va? Io sono da Drake e siete sul mio canale. Se vi piace ciò che faccio, come sempre, iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi contenuti, tra shorts, video, live, sondaggi e tutto ciò che faccio per voi. Questa lista mi sembra abbastanza lunga per meritarmi una percentuale di iscritti maggiore, vero? O forse no. Prima di aprire il mio canale YouTube, tutti i miei disegni erano maggiormente pubblicati su Instagram. La mia più grande opera è sicuramente questa famigerata regione di Edenma. Essa si basa sulla Danimarca, infatti il nome Edenma è l'unione di Denmark e Eden, un luogo paradisiaco citato nella Genesi, poiché questa regione è stata pensata come un luogo dove gli esseri umani e la natura potessero vivere in totale armonia. Questa è la mappa creata da me, dove la forma ricorda sia la Danimarca sia una gigantesca testa di drago. Da qui nascono i due titoli della serie, ovvero Burning Power e Freezing Mind, un duo basato sulla contrapposizione di potere fisico e potere mentale. Ma oggi siamo qui per vedere l'intero Pokédex da me creato, con personaggi e meccaniche. Quindi è arrivato il momento di mettervi comodi. Inizia il viaggio! Thank you.
Vi è piaciuto questo viaggio nella mia personale regione Pokémon? Vi sono piaciuti i mostriciattoli che ho creato? E quale sarebbe la vostra squadra ideale? Fatemelo sapere nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e grazie per essere stati con me a Redenma. Alla prossima! A proposito di disegni e Pokémon nuovi, vai a vedere lo scorso video, dove ho giocato a Scribble insieme ad Axo, Leo e gli iscritti al canale. È divertente, lo giuro.